brasiliano comunque sia sa distinguere in questo momento i problemi del paese, cioè l'elezione, l'evento elezioni dalla Coppa del Mondo. E quindi questo, come dire, un'altra di quelle cose che un po' sorprende, perché rispetto alle narrazioni solide del paese, del paese che, ok, il paese si ferma davanti alle partite, però il calcio non è tutto. E quindi, diciamo, un'altra di quelle informazioni che, se non avessimo intessuto una serie di collegamenti, non saremmo mai riusciti a razionalizzare più che altro. Magari ci crede anche crederci più che razionalizzare. Quindi, questa tra l'altro, una cosa interessante è che Rafael, facendoci anche un po', spiegandoci un po' qual è la situazione dei vari schieramenti politici, ci ha anche in qualche modo detto perché nel sud, cioè a San Paolo, questa connessione mondiale elezione di Dilma sembra più immediata, perché nel sud il partito della Rousseff ha attualmente perso moltissimi voti, lo zoccolo duro al nord, e poi soprattutto nel sud ci stanno gli avversari politici di Dilma, sono in possesso dei mezzi di comunicazione, quindi magari possono influenzare maggiormente la popolazione, quindi è percepibile maggiormente questo legame. E niente, poi cosa è successo? Poi sappiamo tutti come è andato a finire il Mondiale del Brasile, e ancora una volta essere rimasti in contatto, in particolare nel caso l'amico italiano Piero, ci ha nuovamente fatto capire che differenza c'è tra una narrazione preconfezionata e una narrazione di ciò che in realtà accade. Noi in Italia siamo stati sommersi da titoli tipo dramma del Brasile, un paese in lacrime e così, titoli catastrofisti, magari sperando che il Mineirazo fosse peggiore del Maracanazo, dal punto di vista sportivo certamente lo è stato. Mentre invece il nostro amico che è in Brasile ci ha detto sin dal giorno dopo: guardate ragazzi, qua chiaramente sono tristi, si vergognano, perché appunto, dicevamo prima, il brasiliano è orgoglioso, quindi vada soprattutto a questo, cioè il Brasile ha fatto una brutta figura, penso. Però qui San Paolo dice la percezione che tutti pensano la Germania ha meritato, la Germania è molto forte, il Brasile era una squadra scarsa, quindi l'ottimismo di cui parlavo prima era un ottimismo solo perché la Coppa era organizzata, non perché i brasiliani pensavano di avere una squadra fortissima. E quindi concludendo, cioè abbiamo concluso quindi questo mese di doppia immersione, da una parte nei match, dall'altra parte di questa vita brasiliana raccontata da altre persone, cioè siamo stati molto soddisfatti di questo legame che siamo riusciti a creare, perché appunto a noi ha dato moltissimo, perché tanto che veramente io personalmente, ma anche Daniele, ma media mainstream non sono stati neanche troppo seguiti, alla fine erano tutte, cioè quanto che Solarai ha cominciato a dire che il 7-1 avrebbe avuto delle ripercussioni sulle elezioni di Dilma, noi avevamo scritto di fatto in un articolo 3 giorni prima, quindi che scritto è inserito in un contesto molto meno semplicistico, diciamo, del Brasile perde, allora perde anche Dilma. E quindi niente, tanto è vero, guardo anche alla reazione dei brasiliani, infatti io sono stato in qualche modo, cioè il comportamento del pubblico durante la partita del Brasile, in qualche modo durante la partita Brasile-Germania, in qualche modo avvalora questa descrizione che ci hanno fatto, che ci ha fatto tutto vero dal Brasile, cioè che il pubblico si è messo a applaudire la Germania sul 7-0 e ha fischiato sonoramente i giocatori brasiliani ogni volta che venivano andavano in possesso il palo, quindi riconoscere la superiorità altrui
in questo momento. E non so quanto avete sentito. No, no, noi abbiamo sentito benissimo. E io, rispetto alle ultime cose che dicevi, una delle cose che personalmente mi ha stupito, ma delle quali se ne è parlato, è stato proprio tornando anche a quello che dicevamo all'inizio di una narrazione mediatica mainstream che è stata completamente falsata rispetto a Brasile 2014, è stato che l'unico momento in cui i media hanno parlato di quello che succedeva fuori è stato dopo appunto la sconfitta del Brasile, quando hanno dato ampio risalto ovunque in tutto il mondo a degli episodi che sono stati tutto sommato abbastanza marginali all'interno di tutto il mondiale, di quello che è accaduto nelle strade, rispetto invece ad un contesto nel quale il mondiale è stato sostanzialmente narrato da dentro intendo all'interno degli stadi, esatto, non c'è stato poi quello che è accaduto ma magari in altre situazioni, in altri mondiali, in altri eventi sportivi, dove si va invece a cogliere quello che è il sentire della gente, delle persone magari che abitano e attraversano poi il contesto del mondiale, ma dal di fuori, nelle strade, nelle piazze, nella città. Ecco, questa cosa è totalmente mancata in Brasile 2014, forse per quello che dicevi prima, per il fatto che c'è stata appunto una narrazione preconfezionata rispetto a questo grande evento, che appunto lo ripetiamo, lo ribadiamo in questo momento, i grandi eventi sportivi sono poi la ribalta del potere, come magari era 10 anni fa un G8, un G20. Sì, sì, infatti diciamo l'apparato repressivo intorno al mondiale, prima che iniziasse il mondiale, immagino anche durante il mondiale, era il tipico apparato repressivo da G8, nel senso da governo che deve difendere i capi del mondo dall'assalto di protesta e manifesta. Sì, sì, sono d'accordo con quello che dici, infatti hanno, tra l'altro, gli incidenti appunto con Brasile e Germania sono stati così poco rilevanti che alla fine anche quella notizia si è sgonfiata, mentre sicuramente le manifestazioni in qualche modo riprenderanno adesso che la pausa mondiale si è comunque conclusa, perché appunto questo ci ha assicurato anche la percezione del nostro amico brasiliano, era che comunque appunto i problemi del Brasile cominceranno a trattarli adesso che comunque diciamo questo mese particolare che prima del mondo è finito, adesso si ricomincia a pensare seriamente in qualche modo alle prossime politiche, anche perché problema tecnico, credo che questa nuova classe media che si è creata non ha ancora una sponda politica fortissima, cioè non ha ancora qualcuno che li rappresenti, cioè finché la classe media è in ascesa e tu c'hai un governo che fa gli investimenti in quel senso, è chiaro che la classe media in ascesa si riconosce in Dilma, quindi si riconosceva in Lula, e questo probabilmente accade ancora nel nord-est, mentre nelle altre città dove invece la crisi o comunque sia il fatto di aver pagato in qualche modo il costo, di aver sostenuto il costo del mondiale e soprattutto di aver sostenuto gli sprechi, perché Brasile 2014 è stato un mondiale comunque degli sprechi, ha fatto inclinare questo rapporto tra la nuova classe media in ascesa e il potere attuale. Inclinatura aumentata anche da tutto l'impianto repressivo messo in campo dalla Rousseff nei mesi precedenti al mondiale, in sostanza. Bene, prima Federico ci stavi parlando comunque anche di altre esperienze, di altri mondiali passati. Voi avete scritto sul Calcio Romantico un articolo molto interessante sul mondiale perfetto, che si riferiva a Sudafrica 2010, a quello che magari la FIFA o comunque queste grandi istituzioni sportive e calcistiche vorrebbero. Per cui secondo me questo può essere un argomento di discussione interessante anche
per trarre non solamente un bilancio, ma anche per parlare del futuro, ad esempio di quel mondiale ancora in sospeso che è Qatar 2022. Ah. Sì, sto aspettando una cosa. Allora, diciamo che 2010 è stato il mondiale perfetto, innanzitutto perché è stato il primo mondiale da quando la FIFA ha deciso decisamente di cambiare il metodo di assegnazione delle sedi. Anche se la decisione ufficiale è avvenuta nel 2018, cioè quella della turnazione, che prevede che le confederazioni che hanno ospitato i due mondiali non possono partecipare all'assegnazione del mondiale successivo, la FIFA in realtà già nel 2004 aveva deciso che il 2010 doveva essere il primo mondiale giocato in Africa. Quindi il primo mondiale giocato in Africa doveva finire in Sudafrica, che guarda caso è la S di BRICS, come Brasile, e la B di BRICS, come C, la C di BRICS è Cina, Pechino, e la R di BRICS è Russia. Quindi in sostanza, togliendo l'India, abbiamo tre Olimpiadi e tre mondiali nell'arco di 12 anni. Quindi, perfetta innanzitutto come assegnazione iniziale, perché appunto Sudafrica, paese emergente, perfetta per la retorica antirazzista, perché ovviamente, come quello che citavo prima, FIFA for the World, FIFA for the Game, che fa vedere che il calcio che fa giocare insieme palestinesi e israeliani, c'è tutta la retorica sul razzismo, no? Contro il razzismo, il hate racism, tutte quelle respect, fair play, eccetera, eccetera. Quindi Sudafrica è il posto ideale in Africa per portare avanti questa idea appunto della FIFA, questo grande maxi evento che in nome dello sport pacifica tutto e dà anche una speranza che si possano risolvere i grandi problemi, i maxi problemi. Quindi perfetto per questo motivo, è perfetto anche per come è andato. Alla fine in Sudafrica hanno fatto quello che più o meno in qualche modo è stato fatto il Bayern avanti, quello che è stato fatto in Brasile, cioè sono arrivati là e hanno costruito stadi. Hanno costruito 10 erano in Sudafrica, dal nulla, stadi che sono rimasti poi nella maggior parte dei casi inutilizzati, anche se in realtà in Sudafrica ci hanno fatto anche la Coppa d'Africa nel 2013. E poi soprattutto è stato un mondiale perfetto perché a margine di tutto questo non ci sono state proteste, o perlomeno se ci sono state, le proteste non sono neanche passate lontanamente sui giornali. Un altro blogger, Calcio Rivoluzione, un annetto fa, appunto, mentre durante la Confederations Cup, fece uscire un articolo in cui si diceva: in realtà le proteste in Sudafrica ci sono state, non a caso nel 2012 c'è stata a Marikana, mi pare si chiami, la strage di minatori. Ok, magari le proteste ci sono state, però per la FIFA il mondiale è rimasto perfetto perché è rimasta perfetta la visibilità internazionale che ha avuto la manifestazione. Vorrei concludere usando un'altra cosa. In quell'articolo io uso come trade union la musica. Il Sudafrica quando è che ha ricominciato in sostanza ad affacciarsi sul panorama internazionale? Si è affacciato nel 95, Coppa del Mondo di Rugby, vittoria della Coppa del Mondo di Rugby con Mandela che stringe la mano al capitano bianco Pienaar e Chester Williams, l'unico nero della nazionale, che in qualche modo dimostra che il popolo è unito.